dovresti vedere il numero di spettatori in alto. Ho scritto in diretta. Eh sì, no, ma adesso perché adesso ci vuole qualche secondo, ovviamente, no, perché inizino a collegarsi. Proprio fra qualche secondo dovrebbe cominciare a apparire uno, due. Attivano, ho visto un po' di like quando ecco, ecco, sì, e dovrebbe continuare. Adesso un po', allora, perché si è fermato. Va bene. Allora, riproviamo perché naturalmente ci stiamo affidando al collegamento con la rete cellulare, perché non c'è, il wifi naturalmente c'è negli uffici, ma qui siamo nei laboratori esterni, per cui contiamo sulla rete cellulare. Siamo ancora in diretta, sì. Dicevo, qui siamo appunto nei laboratori di CESI, realtà partecipata al 30% dallo Stato italiano per il tramite di Terna e di Enel. CESI che è un'eccellenza italiana che esporta il suo know-how, che lavora con clienti di tutto il mondo, cioè qui vengono importantissime primarie aziende di tutto il mondo per mettere alla prova appunto cavi, interruttori, trasformatori, tutto ciò che è il mondo fisico legato all'energia. CESI inoltre fa moltissima ricerca e innovazione tecnologica, e con il Movimento 5 Stelle abbiamo instaurato un rapporto ormai da un po' di tempo, è un interlocutore estremamente importante perché ci può dare informazioni, notizie, dati tecnici precisi, assolutamente precisi su quella che è la situazione e anche su quelli che sono gli sviluppi futuri, perché come sempre in politica quanto più si riesce ad anticipare gli sviluppi futuri e quanto più ci si può preparare in anticipo. Qui per esempio siamo su uno dei tanti laboratori, adesso faremo un giro tra i vari laboratori, sentite, siamo chiaramente vicini all'aeroporto, e qui per esempio mi pare di vedere isolatori, se non ho interpretato male l'immagine. Lascio le parole agli ingegneri. Sì, qui ci siamo. Sono responsabile della piattaforma di Milano. Sì, buongiorno. Ci troviamo in un laboratorio particolare del CESI, si chiama Laboratorio Sintetica, un laboratorio unico al mondo, brevetto CESI, dove proviamo gli interruttori di alta tensione. Interruttori di alta tensione con dei valori veramente, veramente interessanti, perché andiamo quasi a 500.000 di volt e a correnti veramente elevate, quasi 10.000 volte le correnti che possono essere assorbite in un'abitazione normale. In questo momento vediamo la parte del laboratorio che è deputata a sostenere i parametri di prova, prove che appunto sono prove speciali, prove di cortocircuito volte a verificare la capacità degli interruttori di sostenere eventuali guasti che si dovessero verificare durante il normale servizio. Sono prove molto importanti perché possono garantire sia la sicurezza delle persone e dell'ambiente circostante, sia ovviamente, anche se non è meno importante della sicurezza, la continuità del servizio, quindi garantire che le linee di trasmissione dove poi sono installate abbiano un servizio continuativo senza alcuna interruzione. Che livelli di tensione, che parametri riusciamo a simulare? I livelli di tensione siamo a 550.000 volt, quindi 550 kV, fino a quasi 100 kA, cioè 100.000 A, che è un valore veramente molto elevato, perché stiamo parlando di 10.000 volte una corrente normale di un'abitazione domestica. Quindi tra le varie cose che fanno è di ogni singolo pezzo che poi compone la rete elettrica, sia italiana ma ripeto in tutti i paesi del mondo, li stressano, li mettono nelle condizioni peggiori possibile finché arrivano alla rottura. Quando il pezzo si rompe vanno a cercare qual è l'anello debole della catena, cos'è stato l'elemento preciso che ha ceduto, vanno a verificare le cause e in questa maniera appunto possono irrobustirlo, possono rendere il sistema ancora più resistente, ancora più efficiente. E questo lo fate appunto per moltissimi componenti, e fanno anche la simulazione di invecchiamento, cioè trattando opportunamente un pezzo con un mese di vita voi gli fate fare lo stress che quel pezzo avrebbe in 20 anni di vita, e quindi capite se è sufficientemente robusto o se va modificato ulteriormente. E per esempio avete lavorato tantissimo per progettare il famoso nuovo contatore dell'Enel, il contatore 2.0. Assolutamente, noi diamo da anni, direi da decenni, supporto all'Enel per lo sviluppo
e il miglioramento, direi, anche dei contatori che sono stati poi installati nelle abitazioni di tutta Italia. Noi prendiamo il contatore, lo analizziamo in tutte le sue componenti, quindi la parte di trasmissione dei dati, la parte di calibrazione, cioè l'accuratezza della misura, il comportamento quando è installato in campo, quindi cicli termici per andare a vedere l'effetto della temperatura, dell'umidità, sulla capacità del contatore di eseguire la funzione per la quale è stato progettato, fino a addirittura a eseguire autopsie, chiamiamole così, sui pezzi che vengono prelevati dal campo e per capire qual è la causa del guasto o anche solo per verificare a campione che questi contatori mantengano le caratteristiche di progetto. Di fatto è un servizio ad alto valore aggiunto che consente di mantenere in efficienza l'intera rete, che parliamo di più di 30 milioni di contatori installati, l'intera rete di contatori installati in Italia, diciamo. Vediamo qualcos'altro, ci spostiamo su qualche altro capannone, che così intanto camminiamo e proseguiamo. Qui con noi abbiamo anche proprio l'amministratore delegato di Cesi, l'ingegner Codazzi. Diciamo che la visita vuole stressare il fatto che a livello di competenze l'Italia non è seconda a nessuna, ma non solo non siamo secondi a nessuno, ma siamo proprio tra i primi, perché vengono da tutto il mondo a verificare e a imparare come abbiamo fatto in pochi anni a consentire l'ingresso di 1.200.000 unità produttive mediamente piccole in un sistema che era stato pensato 40, 50, 60 anni fa per avere poche unità di produzione, perché fino diciamo a 15 anni fa le unità produttive erano le grosse centrali a carbone, a gas, a petrolio, ed erano appunto poche centinaia in tutta Italia. Adesso invece abbiamo in Italia 1.200.000 piccole e medie centrali tipicamente rinnovabili, quindi fotovoltaico, eolico, poi c'è il biogas, c'è il geotermico, e siamo riusciti a fare questo passaggio senza praticamente che il cittadino se ne accorgesse e senza che il sistema andasse sotto stress, proprio perché abbiamo delle competenze elevatissime. L'ingegnere Codazzi qua può testimoniare che appunto gira tutto il mondo, perché i servizi di Cesi sono richiesti in tutto il mondo. Noi siamo nati 60 anni fa come centro nazionale di ricerca e sviluppo per appunto lo sviluppo delle tecnologie del settore elettrico in Italia, e abbiamo accompagnato tutto lo sviluppo dell'elettrificazione italiana, tanti anni accompagnando ed essendo un'azienda di Enel. Oggi siamo un'azienda con un azionariato variegato, abbiamo sempre Enel e Terna tra i due nostri principali azionisti, siamo quindi un'azienda del sistema italiano. Abbiamo trasformato questa nostra grande competenza, questo nostro know-how sulle tecnologie del settore elettrico in una rifocalizzazione della nostra azienda sui servizi di mercato e sull'internazionalizzazione. Noi 20 anni fa lavoravamo praticamente solo in Italia, oggi noi facciamo il 60% della nostra attività all'estero, lavoriamo in 40 paesi del mondo e aiutiamo appunto o società produttrici di grande componentistica, quindi immaginate, abbiamo tra i nostri clienti la BB, la General Electric, l'Aston del mondo o anche i loro concorrenti indiani e cinesi, oppure abbiamo come nostro cliente le utility, quindi anche qui dal Medio Oriente, dove abbiamo aperto degli uffici, alla Germania, dove abbiamo due aziende, i due Cesi ex della Germania dell'Est e dell'Ovest, siamo presenti in America Latina, in Brasile, in Cile, abbiamo una presenza in corso di sviluppo negli Stati Uniti, e un po' la chiave del nostro successo è stato quello di sviluppare un know-how importante nel settore elettrico italiano, che è tantissimo all'avanguardia, proprio perché l'Italia si è trovata prima di tanti altri paesi a affrontare delle sfide, ad esempio quella dell'ingresso delle rinnovabili in maniera molto più importante rispetto a tanti altri paesi, quindi ha dovuto affrontare dei problemi prima. Ecco, le soluzioni che il sistema elettrico italiano, e qui anche Cesi ha contribuito supportando Enel, Terna e altre aziende, che sono state identificate, oggi sono un know-how importante che riusciamo a
rivendere come servizio di consulenza e di assistenza a tante altre aziende, a tanti altri paesi utility e tanti altri paesi in giro per il mondo che iniziano a avere e a porsi gli stessi problemi. Vogliamo, quali sono i benefici dell'introduzione delle rinnovabili, che cosa succede se sviluppiamo lo storage, ma quanto rinnovabile e quanto storage possiamo mettere in linea, quali sono le tecnologie migliori, cosa succede con l'auto elettrica, cosa succede con lo sviluppo del demand response. Ecco, tanti paesi in giro per il mondo iniziano a porsi queste stesse domande. Noi siamo tra le aziende di riferimento veramente a livello mondiale. Ingegnere, un'azienda appunto di eccellenza, un'azienda che produce lavoro in Italia e fuori Italia, perché mi verrebbe da chiedervi quanti lavorano qui a Milano e quanti lavorano nel resto del mondo, fra l'altro personale tutto diciamo di una certa qualifica. Tutti ingegneri, tecnici qualificatissimi, siamo circa 600 persone qui in Italia, poi abbiamo altre 200 persone in Germania e un altro centinaio di persone nelle varie sedi all'estero, ma tutto di nuovo personale assolutamente qualificatissimo. E se il trend rimane questo, diciamo il lavoro non manca assolutamente. No, il settore dell'energia è un settore in profondo cambiamento e in grandissimo sviluppo. I driver sono diversi. Nel mondo occidentale c'è il tema della sostenibilità, cioè nei mercati diciamo maturi c'è il tema invece di una evoluzione, di una transizione energetica verso il tema della sostenibilità ambientale, della compatibilità ambientale, della sicurezza di approvvigionamento, dell'ottimizzazione dei costi. Dalle altre parti del mondo ci sono dei driver diversi. Là dove ci sono dei paesi che si stanno sviluppando, che devono mettere giù capacità elettrica, nuove reti, nuove centrali, anche rinnovabili per sostenere lo sviluppo e accompagnare lo sviluppo economico di questi paesi, i driver sono diversi ma c'è moltissimo da fare. Quindi da questo punto di vista il mercato non ci manca. Certo, non è facile perché bisogna poi anche trasformarsi nel DNA, nella capacità dell'azienda di servire tanti clienti in giro per il mondo, e non è stata una sfida banale, ma credo che i risultati ci stanno dando ragione e possiamo essere di servizio anche un po' al sistema italiano in questa nostra proiezione internazionale. Infatti questa mattina eravamo proprio sempre qui a Milano ad un convegno sempre sul mercato dell'energia, e ancora una volta è stato stressato il fatto che non è un problema tecnico il passaggio dall'attuale produzione basata ancora sul fossile a invece una produzione decentralizzata e rinnovabile. Il problema non è tecnico, nel senso che naturalmente alcuni problemi sono anche tecnici, ma il problema fondamentale rimane sempre quello di policy, cioè di politica. E sono state elencate per l'ennesima volta una serie di suggerimenti, di misure che la politica potrebbe adottare anche a basso costo, scusate, proprio misure di politica per incentivare e facilitare il passaggio alle fonti rinnovabili. Molte di queste misure appunto sono semplicemente regolatorie. Certamente ci sono anche le misure che presuppongono investimenti fisici, per esempio le classiche colonnine di ricarica per il passaggio alla mobilità elettrica, e naturalmente un irrobustimento proprio della rete elettrica. Uno dei temi principali è che stiamo rafforzando, perché lo vogliono le direttive europee, l'interscambio con i paesi europei, quindi ci sono maggiori autostrade elettriche tra l'Italia e gli altri paesi e tra ogni paese con i propri confinanti, in maniera da avere un mercato unico, perché le direttive europee vogliono un mercato unico. Ma molte misure sono semplicemente regolatorie. L'accesso per esempio a contratti a lungo termine, che sono dei contratti, come dice il nome, con cui le due parti si impegnano, uno a vendere energia elettrica e l'altro ad acquistarla per un periodo molto lungo. Ecco, questi contratti sono estremamente utilizzati negli altri paesi, sono normali, sono una cosa normale. In Italia non si utilizzano per tutta una serie di ragioni. Si è appena iniziato adesso a scalfire questa lacuna. E si è parlato molto di questo, si è parlato del fatto che i meccanismi incentivanti tipo le aste devono essere migliorati. Quindi ci sono tutta una serie di soluzioni che non presuppongono investimenti fisici,
sui quali naturalmente noi come movimento premeremo. Adesso qui entriamo dove? Qui adesso entriamo in un'altra area, un'altra chicca, un'area di importante, di grande sviluppo tecnologico per noi. Noi qui abbiamo una linea di produzione di celle solari avanzatissime. Lo dico prima che cada la linea, perché magari entriamo un attimo in ascensore. Noi andiamo a visitare la linea di produzione di celle solari avanzatissime per i satelliti. Questa è una tecnologia per i satelliti spaziali, per uso civile, naturalmente. Quindi che rendimento hanno questi? Questi hanno dei rendimenti, stiamo parlando, dal 30 anche al 40%. Mentre sono quelli di mercato siamo sul 15, quindi queste, il doppio. Questo è il doppio, queste sono celle che hanno caratteristiche particolari, adesso la nostra responsabile illustrerà tutto in dettaglio, la dottoressa Campesato, ma la cosa importante da dire è che queste celle sono un brevetto nostro, di una tecnologia nostra, proprietaria, sviluppata qui in Cesi dai nostri ricercatori, dai nostri esperti. Sono bifacciali? Sono singola faccia, vanno sui pannelli, e ci sono solo 4 produttori al mondo di celle solari di questo tipo. Noi siamo più piccolo, il quarto, gli altri sono 2 produttori americani, il primo è una società della Boeing, quindi potete immaginarvi il grande vantaggio che loro hanno dalle commesse della NASA, un altro è un produttore tedesco e poi c'è il Cesi che si è dovuto sviluppare e conquistare le quote di mercato sia presso l'Agenzia Spaziale Europea, ma soprattutto, questo è un elemento di vanto per noi, per tanti progetti spaziali internazionali, quali ad esempio i progetti indiani, qualche pilota per i progetti giapponesi, ma anche tanti satelliti anche russi che montano le nostre celle, sempre ovviamente per applicazioni civili. Oggi in questo momento ci sono circa una quarantina di satelliti in orbita che montano le celle del Cesi e che quindi si affidano per la loro vita nei prossimi 30 anni sullo spazio. Lì, se succede qualcosa, nessuno può andare a cambiare o a riparare un pannello, e che queste celle funzionino. E devo dire, è veramente un vanto della nostra tecnologia, della nostra ricerca. Adesso andiamo a visitare. Allora, portate pazienza se dovesse interrompersi o vedersi poco il collegamento. Adesso cerchiamo di far veloci, salire con l'ascensore, ma tipicamente non prenderà il segnale, e speriamo che poi all'interno il segnale ritorni. Quindi portate pazienza un attimo, speriamo che tenga la linea. Quanti piani sono? Cosa siamo? Terzo piano? Non mi ricordo. Primo piano. Allora, facciamo così, se la telecamera può seguire, andiamo a piedi. C'è un piano solo, che così speriamo che sul vano scale prenda il segnale. Infatti è vuoto. Secondo piano. Allora, adesso noi entriamo in una zona. Praticamente questa è una tecnologia di produzione molto simile alla produzione dei chip o dei buffer. Prova a chiamarla. Quindi dobbiamo avvisarla un attimo. Dobbiamo un attimo. Sì, indossare camera bianca. Sì, indossare le sottoscarpe. Esatto. Come camera chirurgica. Esatto. Come anche a Catania c'è la 3SAN. Esatto. Ho visitato anche quell'impianto, e ovviamente quando si parla di trattare, di lavorare il silicio puro a percentuali incredibili, è come entrare in sala operatoria, quindi devi metterti il sottoscarpe, il caschetto. Queste nostre celle sono basate su una tecnologia diversa da quella del silicio. Qui usiamo la tecnologia dell'arsenuro di gallio. È stata la dottoressa Campesato, che è una fisica, brevetti al proprio attivo, quindi ci spiegherà ancora meglio. Ma quindi è un processo ancora più complicato di quello del silicio di base, perché sono di fatto 3 celle, 3 strati di celle con materiali diversi che vengono deposte una sopra l'altra. È un processo più complicato, più delicato, che però garantisce 2 cose: grandissimi rendimenti. Beh, 30% per i non esperti, appunto l'abbiamo detto, è il doppio rispetto a quello che trovate sul mercato. Ma a questi livelli fare un prodotto che abbia il doppio di efficienza
vuol dire 10 volte più sforzo, non è proporzionale, In insomma. più anche al tema di dover resistere ai grandi Sbalzi differenziali di di temperature che ci temperatura. sono nello spazio, dove puoi passare nel giro di qualche secondo da temperature altissime a quasi lo zero assoluto in Assoluto. qualche maniera. Quindi c'è anche questo aspetto che è molto, molto complesso e molto complicato. Ma è possibile prevedere che la tecnologia raggiunga dei prezzi diciamo compatibili con il mercato? Allora, noi abbiamo fatto qualche anno fa e ancora stiamo investendo, siamo entrati in tanti gruppi internazionali per lo sviluppo e l'utilizzo di queste celle nel cosiddetto solare fotovoltaico a A concentrazione concentrazione. terrestre. La cella aveva delle caratteristiche molto importanti, diciamo che l'insieme del complesso che andava attorno alla cella, la lente, Scusa, così perché cambio c'è un umano, sistema di grazie. concentrazione, un sistema di inseguimento di tracker solare. Prodotti da altri partner hanno dimostrato tante esperienze di tanti paesi, tanti altri concorrenti in giro per il mondo che ancora non la cella, ma quello che c'è attorno alla cella non era ancora competitivo dal punto di vista del costo. Quindi per adesso è un progetto Di nicchia. messo di nicchia che stiamo comunque presidiando negli sviluppi, siamo all'interno di tutte le associazioni internazionali, anche qui i concorrenti sono sempre americani, in questo caso cinesi anche e tedeschi, perché poi questi sono i tre riferimenti, e poi noi che teniamo alta la bandiera dell'Italia. La dottoressa Campesato, la responsabile delle nostre Piacere. aree delle celle solari. Stiamo facendo un po' di Rai Dottoressa Educational, quindi diciamo Campesato. senza entrare nei dettagli, ma in maniera molto, molto generale, avevamo piacere appunto di far vedere questa eccellenza appunto tutta italiana. A lei la parola. Allora, va bene. Io ho Qui si studiato senz'altro vede. male le tue No, bellissime celle, benissimo, quindi. Matteo. Qui si vede qualcosa di abbastanza raro, perché al mondo ci sono davvero poche aziende che producono questo tipo di celle solari. Sono celle solari ad altissima efficienza, nate per le applicazioni spaziali, dove il costo viene superato dalle esigenze di efficienza ed affidabilità, e hanno cercato di tornare sulla Terra grazie alla concentrazione fotovoltaica. Non è ancora il momento, la tecnologia non è ancora matura. Siamo tornati fortemente nello spazio dove facciamo moltissime celle solari per satelliti internazionali, abbiamo clienti un po' in tutto il mondo e dove cerchiamo di mantenere alta la bandiera italiana facendo tantissima ricerca. Il nostro prodotto diventa obsoleto nell'arco di 2-3 anni, quindi noi ogni 2 o 3 anni dobbiamo essere pronti con un prodotto nuovo, con caratteristiche migliorative in termini di efficienza, costo. Il costo adesso è diventato un parametro fondamentale anche per lo spazio. Per esempio, flessibilità. Le nuove missioni che tanto fanno sognare sulla Luna, su Marte, l'energia verrà presa da pannelli fotovoltaici. Non è Elon pensabile. Musk vi ha contattato? Non ancora. SpaceX. Però stiamo lavorando per esempio su un rover lunare e per quel che riguarda Marte e Giove sono tanti anni che studiamo dal punto di vista teorico, ma poi anche molto applicativo, possibili soluzioni di celle solari che lavorino poi in questi ambienti. Elon Musk cerca di usare il silicio, Però che non non funziona. permette questi rendimenti così elevati. No. Quindi qui ci sono parecchi brevetti che proteggono Qui ci queste sono tanti tecnologie. brevetti, sì, su queste Nostri, tecnologie francesi, nostri, italiani, ecco. estesi e concessi negli Stati Uniti, concessi anche in Cina, che non è Che non è facile. poco No. passare le maglie. Giusto No. per darvi l'idea, una cella di queste dimensioni ha circa 3 kW di potenza, quindi se fosse sulla Terra limiterebbe un'abitazione più o Sì, meno. Giusto per un darvi wafer. l'idea del tipo di tecnologia, di cosa stiamo parlando. Con la Una cella così piccola, 3 kW. Cioè, è messa in Alimenterebbe concentrazione, una sì. casa. Beh, di questo stiamo parlando. Ma se ci Sì, vogliono stiamo 18 parlando. metri quadri per Ma questa è la i tecnologia, metri, 40% di esatto. no, ma Di efficienza, cioè, cioè. voi no, veramente faccio fatica a crederci. Allora, per un'abitazione ci vogliono 18 metri quadri di celle per fare 3 kW. E voi mi state dicendo che su 10 centimetri su 10 No, questo però nello l'ingombro spazio. poi viene preso dalle lenti, quindi
quindi non 18 metri quadri, circa 9 metri quadri, perché basta esattamente la metà di lenti, ecco. La cella solare qui diventa piccolissima, tipo LED, e viene abbinata delle lenti. Okay, ci sono le lenti che concentrano, però ci vogliono 9 metri quadri. Però ci vogliono 9 metri quadri invece che i 18. Oh, allora, sui 9 metri quadri ritorno a respirare. Sì. 9 metri quadri di lenti. Di lenti. Sempre quelle divise. Sì, sono divise perché appunto è a concentrazione. Qui praticamente è proprio il meccanismo, diciamo, vecchio, antico della lente. La lente che prende 10x10 centimetri, però li concentra in un punto di meno di un millimetro quadrato. Quindi, Esatto. Qua invece si vede un pannello che ha volato nello spazio. Qui vabbè, Cesi è uno dei pionieri dello spazio in Europa e noi abbiamo fatto le prime celle solari che hanno volato nello spazio nel 1990, basate all'Arsenio di Gallio. Per cui il silicio già volava nello spazio, ma l'Arsenio di Gallio no. Questo modulo ha volato per un anno, noi abbiamo avuto tutti i dati in orbita, quindi abbiamo visto fenomeni molto particolari. Per esempio abbiamo per i primi identificato l'albedo lunare e una volta tornato sulla Terra è stato recuperato e abbiamo visto gli effetti delle particelle, elettroni e protoni e micrometeoriti. Spiega anche a me che cos'è l'albedo lunare, perché non siamo tutti così. Ah, è vero, mi sia. È la riflessione, è una cosa molto semplice. La luce viene riflessa, la luce del Sole viene riflessa dalla Luna e spinta indietro. Come noi vediamo la luna che risplende nel cielo, che è di luce riflessa, la stessa luce viene convertita anche dai pannelli. Per cui questo, che era un effetto non noto, perché sul silicio si notava veramente molto poco, si è notato molto bene sull'arseniuro di gallio proprio grazie alla maggiore efficienza. Per cui siamo riusciti a vedere gli effetti della luce riflessa dalla luna. Ok, quindi i vostri clienti in questo momento sul settore satelliti spaziali, l'ESA, la NASA sono agenzie spaziali internazionali. Adesso, come diceva prima la dottoressa Campesaccio, si sta sviluppando sempre di più il settore dello spazio commerciale, quindi satelliti privati. Utilizzano ad esempio telecomunicazioni eccetera, sono cosiddetti microsatelliti, quindi è un approccio completamente diverso. Tanti satelliti di piccola dimensione e basso costo che vengono lanciati nello spazio, che hanno un orizzonte di vita più breve, quindi ancora più importante quindi il costo. Sia paesi, nazioni emergenti, sia nazioni emergenti che operatori tipo, non so, mi viene in mente la Virgin, quella del miliardario americano. OneWeb. OneWeb. Quindi siamo stati coinvolti su OneWeb, adesso OneWeb, stiamo studiando. Chi sono? OneWeb è la Virgin. Ah, è sempre la Virgin. Sì. E quindi in questo caso danno servizi di connettività a internet via satellite? Esatto. Il famoso internet via satellite. Quindi ti mettono una parabola sul tetto e il segnale rimbalza tra te e il satellite per darti internet ad alta velocità. Ad alta velocità e oppure tutti i servizi ad altissima risoluzione. Google è interessatissimo, perché stanno cercando di studiare insieme appunto a Elon Musk il traffico comandato da satellite, quindi la possibilità di guidare la macchina la guida autonoma. Lì è fondamentale il ruolo dei satelliti di alta precisione, quindi ci vogliono tantissimi satelliti a bassa quota. Questi satelliti devono essere a basso costo, altrimenti il gioco non sta. Sì, perché ricordiamo, per chi non lo sapesse, ma penso sapete tutti, che il GPS funziona grazie proprio a un elevato numero di satelliti che si scambiano i segnali tra di loro. In questa maniera, con un sistema di triangolazione, riescono a capire l'oggetto sulla Terra dov'è esattamente. Quindi sono essenziali. E noi, fra l'altro, come Europa, stavamo per... Adesso non mi ricordo come siamo presi, che avevamo un nostro progetto di GPS europeo, che io so che è in ritardo. È in ritardo. Galileo, perfetto. Ritardo, che sarebbe più preciso dell'attuale GPS, però siamo in ritardo. Però Galileo è un progetto istituzionale, quindi comunque sì, ci sono pubblico, le grandi, pubblico, assolutamente sì, pubblico. Sì, sì. Adesso ci sono i privati. Vi devo scusare, ma vi devo lasciare. Buona continuazione, siete ciao, mani migliori nell'eccellenza italiana femminile, quindi femminile. Un vanto doppio. Grazie, doppio. Grazie a te dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie infinite. Arrivederci. A dopo.
Bene, allora continuiamo il giro, la facciamo una cosa. Qua si vedono poco perché questi sono gli impianti di epitassia. Sì, non si può entrare chiaramente per motivi di pulizia, che non deve entrare neanche un granello di polvere. Non deve entrare polvere, ma anche ci sono questioni di sicurezza, perché non se c'è l'allarsi in oro di gallio, ovviamente usano prodotti a base di arsenico, quindi è permesso l'accesso solo alle persone ben formate. Certo, perché c'è un pochino di gas che potrebbe uscire, diciamo, in caso di guasto. Esattamente. Di guasto teorico, l'arsenurio non è proprio, no. Non è proprio un'aspirina. E poi c'è anche un problema di segretezza, per cui dobbiamo stare attenti che quelle che sono le nostre ricette non vengano... No, certo, vediamo solo... La parte pubblica, certamente quello che si può vedere. Okay, qua qui vediamo un po' di strumentazione. Esatto, questa è la camera gialla dove vengono invece fatti i processi di fotolitografia, per cui si definisce qual è la forma della cella solare. E dopo la parte di fotolitografia abbiamo le parti di evaporazione. Voi quanti metri quadrati, diciamo così, di pannelli producete in un anno? Chiaramente sono produzioni molto... ridotte come quantità. Sì, noi produciamo qualcosa attorno ai 100 metri quadri, qualcosa di piccolino tutto sommato. Certo, no, perché appunto il rendimento è talmente elevato che viene utilizzato solo per applicazioni estremamente specifiche, quindi diciamo satelliti. Satelliti, in questo momento sì, abbiamo una piccolissima produzione terrestre per i GPS per seguire le rotte migratorie degli uccelli. Quindi lavoriamo in questo col Max Planck Institute tedesco, che ha scelto la nostra tecnologia per questo progetto europeo. Bene. Qui abbiamo la parte di evaporazione, e anche qua ci vuole una estrema pulizia per andare a depositare la parte dei contatti. Immagino che siano tutti macchinari estremamente costosi. Sì. E questi macchinari invece da chi vengono prodotti? Da aziende italiane o internazionali? Internazionali. Gli evaporatori sono prodotti in Svizzera. La parte prima dei reattori, ecco qua adesso, spenta la luce. Accendiamo almeno. Abbiamo finito da poco con le misure. E questa invece è la parte di caratterizzazione. Tutte le celle solari devono essere caratterizzate e abbiamo un simulatore che simula esattamente quello che è lo spettro del sole fuori dall'atmosfera terrestre. E poi abbiamo un altro sistema invece di misura ad alta concentrazione, dove andiamo a concentrare la luce 500 volte o anche 1000 volte in modo da simulare quello che succede all'interno di un sistema CPV, quindi concentrazione terrestre. Sì, CPV sta per... Concentrated Photovoltaic. Sì. Benissimo, c'è altro da vedere? No, ci fermiamo qui. No, direi che ci possiamo fermare qua. Noi andiamo a vedere altre cose? O... Sì, andiamo a vedere un laboratorio molto particolare. Ok, allora rilascio la parola all'ingegnere, saluto la dottoressa, buon lavoro e grazie per i vostri sforzi. Grazie mille. E a presto. Arrivederci. Ok, adesso andiamo a visitare invece... Sì, anche questo è un altro laboratorio molto particolare, come abbiamo detto prima ci occupiamo di contatori elettronici e in questo caso andiamo a verificare quale può essere il contributo di rumore, per intenderci, i disturbi che possono essere indotti sulle linee di comunicazione dei contatori elettronici con il quartier generale che poi riceve le misure, come sappiamo. Ovviamente lei ha parlato di rumore, ma spieghiamo, è un rumore elettromagnetico. Elettromagnetico, ovviamente. Non è volgare baccano. No, interferenze, banalmente le interferenze che... Il sistema, certo. la realtà diciamo può interferire se ci sono. Allora teniamo con noi il caschetto perché potrebbe servire nel prossimo laboratorio. Benissimo. Stavo dicendo che i contatori elettronici, detti smart meter, misurano quelli che Enel sta installati nelle case e che adesso hanno una versione e che a breve
verrà sostituita con una nuova versione. Sì, sì, finiamo per le scale, così vediamo di riuscire a mantenere il segnale. Allora, un attimo di pazienza, facciamo le scale velocemente. Vediamo se di metterci la mano e non piove. Dicendo, i contatori elettronici che sono installati nelle nostre case misurano l'energia che noi assorbiamo quando dobbiamo far funzionare i nostri elettrodomestici, i televisori, teniamo accese le luci, le stufette, quelle che stiamo per riscaldare le stanze. Il contatore elettronico trasmette i dati che vengono misurati attraverso la stessa linea elettrica che serve per alimentare le case. Ecco, questo è molto importante, magari lo spieghiamo un attimino meglio. Cioè, la lettura, i dati di quanta energia è stata consumata, certo, il mezzo trasmissivo per, appunto, certo, per trasmettere questi dati è il cavo stesso, con una tecnologia che si chiama onde convogliate. Onde convogliate, sì, infatti non volevo. Vabbè, non entriamo nel tecnico, ma appunto si utilizza esattamente lo stesso cavo che porta la corrente anche per trasmettere proprio dei dati, dei dati in questo caso di misura, e quindi diciamo classici due piccioni con una fava. Certo. Abbiamo il massimo. Allora, cosa andiamo a fare in questo laboratorio? Come dicevo prima, è particolare perché? Perché qui simuliamo un piccolo paese, un piccolo villaggio di circa 600 abitazioni con diverse tipologie di carichi. Abbiamo quindi televisori FLED, quindi LCD, piuttosto che ancora vecchi televisori a tubo catodico, perché se ne trovano ancora. Quindi comunque simulate la realtà, stufette, tutto, e questi carichi vengono accesi, spenti a intervalli diversi, perché ovviamente non è che tutti sono sempre accesi allo stesso momento, tutti spenti. È un villaggio che vive e che quindi accende le luci, quindi abbiamo luci a neon, luci di una certa tipologia, risparmio energetico. Andiamo poi a guardare quindi l'influenza di questi carichi quando vengono accesi, vengono spenti o vengono anche gestiti contemporaneamente sulla comunicazione dei contatori. Ecco, adesso qui alziamo un po' la voce, ci mettiamo il casco e alziamo un po' la voce, perché come potete vedere qui siamo in presenza di proprio, come ha detto, monitor, televisori, tutta roba che scalda. Abbiamo anche frigoriferi, lavatrici, insomma, tutto quello che si può trovare in un'utenza. Roba che scalda, quindi i rumori che sentiamo sono, penso, ventole di raffreddamento. Certo, sono ventole che funzionano, perché abbiamo anche piccoli motori elettrici, perché in realtà è un piccolo paese. Stufette, ovviamente, è un piccolo paese con condizionatori, un piccolo paese che sta funzionando e che quindi assorbe energia e con i carichi disturba la comunicazione. Andiamo a vedere quali sono gli effetti sulla trasmissione dati. Andiamo a vedere quali sono gli effetti sulla trasmissione dati e quali possono essere i rimedi per, evidentemente, fare le nuove release del software e stare dietro questo allo sviluppo, perché qui il problema grosso è che questi carichi non sono fissi nel tempo, ma se ne inventano di tutti i colori, ogni giorno ne inventano qualcosa di nuovo, quindi noi dobbiamo andare a stare dietro andare al passo con i tempi e andare a guardare i nuovi carichi che influenza hanno anche sulla nuova tipologia di contatori. Ora, questo è un laboratorio particolare perché è su una grossa estensione, perché richiede una simulazione di praticamente tutto il circuito che sta intorno. Quindi abbiamo all'esterno, poi lo faremo vedere, delle linee elettriche rurali, ma vere, che funzionano, che portano l'energia elettrica, pannelli fotovoltaici, il tutto combinato con le cabine elettriche che si possono trovare nei paesi o in città, il tutto combinato, portano il segnale e andiamo a vedere che cosa succede. Ecco, perché uno dei lavori principali che fa CESI, non l'avevamo sottolineato abbastanza all'inizio, è proprio questi lavori di simulazione e di previsione rispetto a quelli che sono gli scenari futuri. Per cui CESI è in grado, con tutta una serie di suoi strumenti, sia hardware che software, di fare delle analisi e delle previsioni su scenari futuri differenti, quindi cosa succede se da qui a 2025 installiamo
15 gigawatt di fotovoltaico, se mettiamo in campo 1 milione di auto elettriche, se chiudiamo le centrali a carbone, quindi che cosa va fatto come azione correttiva? Quindi il know-how che hanno è talmente specializzato, talmente pervasivo e completo, che sono in grado di fare queste consulenze, queste previsioni a carattere nazionale e addirittura internazionale, certo. Che ovviamente i politici, soprattutto i politici, ma un po' tutti, più dati hanno di questo tipo proprio macroscopico nazionale, e più riusciamo, certo. Dovremmo riuscire a fare buone politiche. Certo, il valore aggiunto della nostra società è che riusciamo a dare supporto con la competenza che abbiamo acquisito in svariati anni, perché qui stiamo parlando di almeno 2 decenni nello studio e nella caratterizzazione di queste tipologie di componenti, dare supporto sia ai nostri clienti, ma anche, che possono essere dei costruttori, ma anche alle utility, in questo caso la nostra utility, okay. Nazionale, ecco, in questo senso. Okay. Se andiamo là, possiamo vedere, questo in realtà, come dicevo, è uno dei tanti laboratori, perché poi noi facciamo anche altre azioni, altre prove, altre verifiche sui contatori elettronici, sui smart meter. Questo qui è sempre il campo, e qui sono installati i contatori. Qua tutti i contatori di questo piccolo villaggio sono installati. Questi sono i contatori nuovi? Quindi sono i contatori nuovi, appunto, di Enel. Vedete una bella botta, qui abbiamo lavatrice, abbiamo frigo, certo. Come ha detto, simulate un villaggio, un paesino di 600 abitazioni. E nella parte posteriore del laboratorio abbiamo gli ingressi delle zone con i pannelli fotovoltaici, le linee di tipo rurale, di tipo che vengono, portano l'energia, e poi le cabine elettriche per l'alimentazione di questo campo. Abbiamo finito. Bene, allora abbiamo fatto chiaramente una panoramica molto molto veloce. Io ringrazio gli ingegneri e tutti i collaboratori di Cesi. Ci tenevamo a farvi vedere questo gioiellino tecnologico in cui il personale è italiano. Il personale è tutto italiano. È tutto italiano. Quindi personale che esce dalle università italiane, e torniamo sul tema che spendiamo moltissimi soldi per formare i nostri ragazzi, e quindi sarebbe bene poi che anche da un punto di vista economico l'investimento effettuato rimanesse in Italia, e invece sappiamo che questi ingegneri sono richiestissimi all'estero, certo. Perché le nostre università sono, che se ne dica, hanno altri problemi, ma a livello formativo sono molto brave. E qui appunto abbiamo una realtà che aiuta sia, diciamo, i decisori nazionali, ma tantissime, abbiamo sentito, aziende internazionali a sviluppare il mercato energetico, che fortunatamente si sta dirigendo verso il settore delle rinnovabili, perché ormai le grandi compagnie e soprattutto i fondi di investimento internazionali hanno capito che è molto meno rischioso investire sulle rinnovabili, dà dei rendimenti decisamente più certi, magari un po' più bassi, ma decisamente più certi. In buona sostanza, un gasdotto, un oleodotto non lo posso sabotare, non dà fastidio alle popolazioni locali, non si fanno guerre appunto per impossessarsi di un pozzo di petrolio, di un pozzo di gas o di un oleodotto. Quindi questa è una realtà italiana che la politica deve assolutamente conoscere e acquisire dati, informazioni e collaborare. Noi come movimento appunto oggi siamo qua, ma è da parecchio tempo che dialoghiamo con queste realtà, come RSE, come la stessa Terna e altri. Da questi soggetti dobbiamo acquisire i dati tecnici, le valutazioni. Poi è chiaro che la politica energetica del movimento, la sapete, l'abbiamo votata con il programma Energia 2050, e quindi proseguiremo nel perseguirla. Quindi grazie a tutti, scusate il mal di gola, e alla prossima diretta. Arrivederci.